Buongiorno a tutti voi e ben ritrovati per un nuovo appuntamento con il TGL News. Partiamo subito con la notizia di un gravissimo incidente stradale. Finiscono fuori strada e si schiantano per evitare la collisione con un'auto. Una coppia è finita all'ospedale in gravissime condizioni. L'incidente è avvenuto ieri sera a Caminata di Carpaneto lungo la provinciale 6 bis. Un uomo di 65 anni e una donna di 60 a bordo di una moto sono finiti nel canale. L'uomo alla guida delle due ruote ha riportato ferite serissime e sarebbe in pericolo di vita. Sono stati sgomberati tre appartamenti occupati abusivamente da altrettante famiglie di Romeni a Bosco Tosca di Castel San Giovanni. Dopo il blitz di Ferragosto sono scattati i provvedimenti di sgombero, una sola famiglia era ancora presente e era ora, commentano alcuni residenti. Un ammasso di rifiuti abbandonati proprio di fronte al piccolo cimitero di Monticello nel comune di Gazzola ha indignato un lettore di Liberta.it che ha spedito alla nostra redazione la segnalazione con tanto di foto a tucronista@triliberta.tv. Nemmeno di fronte a un luogo sacro vengono rispettate le elementari norme della vita di comunità, ha commentato l'uomo. Oggi potrebbe essere invece il giorno in cui la guerra fredda tra Piacenza e Pro Piacenza per l'affitto dello stadio Gariglia ai rossoneri arrivi a conclusione. A meno di 5 giorni dalla prima gara tra Pro e Gian Erminio, la società del presidente Burzoni non può permettersi di attendere ancora. Stando alle voci raccolte, oggi potrebbe essere messa la firma sul contratto di locazione con un canone a partita che si aggirerebbe intorno ai 6.000 euro, 1.000 in meno rispetto alle scorse stagioni. È stata per quasi un mese questo il motivo di battaglia tra i due club. Ora però non c'è più tempo, il rischio di vedere i cancelli chiusi domenica prossima è concreto in caso di una nuova fumata nera. E noi ci rivediamo questo pomeriggio alle 16. Grazie e buona giornata.